ci dedichiamo sempre nell'ambito del dolore intimo al dolore vulvare, dolore quindi che colpisce i genitali esterni della donna, e in particolare ci concentreremo su alcune delle cause più frequenti, quelle infettive, quelle intestinali, quelle immunitarie e anche quelle muscolari. Sempre ricordo il libro che ho scritto con grande piacere col professor Murina proprio sul dolore vulvare, un compendio degli aspetti più critici e più importanti di questa patologia. Mi fa anche piacere presentarvi un lavoro scientifico, questo per dire quanta scienza, quanta ricerca c'è dietro alle nostre conversazioni, uno studio che ho condotto insieme al professor Murina e a un gruppo di ricercatori, di ginecologi e ginecologhe italiani su tutto il territorio nazionale, e così abbiamo raccolto la casistica di dolore vulvare, di vestibolo di Nia in particolare, più numerosa al mondo, 1183 donne con dolore vulvare, studiate accuratamente. E che cosa è emerso? Innanzitutto che l'infezione da candida è riportata come uno dei problemi più forti copresenti col dolore vulvare nel 32% dei casi, ma ancora prima volta nella letteratura scientifica mondiale il fatto che l'intestino è un regista col suo microbiota e microbioma del dolore in generale e vulvare in particolare. E lo vediamo presente in oltre il 27% delle donne, tre volte più della popolazione generale, ma anche la stitichezza, 23% delle donne, mentre meno dell'8% nella popolazione generale. E quindi possiamo vedere, grazie a queste ricerche, quali siano veramente i fattori che più sono importanti, che più vanno valutati, diagnosticati e curati per aiutare le donne a superare i loro problemi. Ecco che quindi andremo prima di tutto ad analizzare le cause infettive del dolore vulvare, della vestibulodinia in particolare la candida intestinale e vaginale. Accanto alla candida, le disbiosi, ossia le alterazioni delle diverse popolazioni di microrganismi che abitano nel nostro intestino e nella nostra vagina, e sappiamo che uno dei trigger più potenti delle infezioni da candida sono gli antibiotici. Gli antibiotici che creano una grave disbiosi e sono poi responsabili di una alterazione anche delle nostre difese immunitarie, e questo facilita poi questa reazione eccessiva, noi diciamo addirittura aberrante, anche a livello genitale con bruciore, dolore, come vedremo. Molto importante il ruolo della dieta, e una dieta eccessivamente ricca di zuccheri, lo vedremo di nuovo in un momento grazie anche alla nostra ricerca, diventa un detonatore ulteriore degli attacchi della candida. Importantissima ancora di più se una persona è già diabetica o obesa, perché in questo caso abbiamo anche una sindrome metabolica. Messaggio importantissimo, diventerà un caposaldo anche della clinica indagare il microbioma intestinale e vaginale, perché questo ci aiuterà a fare una diagnosi proprio sulla componente del dolore vulvare e non solo, dovuto o associato alla disbiosi. Ricordiamoci anche sempre poi le malattie sessualmente trasmesse, che a loro volta possono diventare un cofattore di dolore vulvare e di danno alla vulva. Restando sulla candida, che è protagonista di queste patologie più di tutte, ecco che la nostra ricerca ci ha consentito di vedere che cosa? Che anche la donna che ha una normale glicemia ma ha una familiarità per diabete ha un rischio quasi doppio di avere la vulvodinia rispetto alle donne che non hanno questo tipo di familiarità. E ancora l'altra domanda: perché questa candida mi provoca un bruciore pazzesco e un gonfiore genitale pazzesco? Perché questa bestiaccia produce la candida lisina, una sostanza che ha anche un nome simpatico, ma che è profondamente irritante per i nostri tessuti, come buttare benzina sul fuoco. Ecco che allora attrae molti liquidi, e questo ci spiega il gonfiore, il rossore, il dolore, perché è molto irritante anche per le terminazioni nervose del dolore, e questo ci spiega perché la candida ripetuta diventi poi un fattore predisponente al dolore vulvare e alla vestibulodinia in particolare. Abbiamo detto che un elemento cardinale oggi della medicina, lo avete sentito in tutte le mie conversazioni, è quello di ricomporre la frattura tra una medicina senza anima e una psicologia senza corpo, ma anche di vedere sempre più la mente come incarnata nel corpo in movimento. In altre parole, sempre più stiamo vedendo che diversi problemi si ripercuotono a livello di muscolatura, e la muscolatura
si ripercuote aggravando poi i problemi. In che senso nel dolore vulvare? Se la donna prova dolore o ha paura, o entrambe le cose, contrae i muscoli del pavimento pelvico che si chiudono, proprio una porta che si chiude. Ma questo, in caso di rapporto, facilita le microabrasioni della mucosa della vulva, del vestibolo vulvare e vaginale, e questo aumenta quando il muscolo, come dicevo, è contratto e quando abbiamo un sistema immunitario sregolato. Ed ecco l'altro elemento importante nella storia clinica: è più frequente avere questo tipo di patologie nelle donne che abbiano già altre allergie, per esempio respiratorie, per esempio cutanee, o intolleranze alimentari, che peggiorano quando noi abbiamo una disbiosi, perché abbiamo un aumento del passaggio di antigeni alimentari dall'intestino al sangue, e quindi poi il nostro sistema immunitario crea queste iperreazioni che si ripercuotono poi anche a livello genitale e ugualmente alle patologie autoimmuni. Quando noi facciamo l'esame obiettivo, cioè esaminiamo la paziente, il corpo ci dice già tutte queste cose, ma anche un partner attento e anche la donna che si guarda allo specchio può riconoscere questi aspetti. Il muscolo contratto, il muscolo che si chiude proprio per il dolore. Possiamo vedere, se osserviamo i genitali, un rossore particolarmente accentuato all'interno delle piccole labbra e soprattutto in due punti cardinali, alle 5 e alle 7, se noi guardiamo l'entrata, come il quadrante di un orologio. Importante che accanto a questo rossore e dolore, se guardiamo un po' più indietro, a livello anale, abbiamo un emorroide sentinella. Sentinella di che cosa? Del fatto che il muscolo resta contratto anche quando la donna va di corpo. Ecco questa mente incarnata nel corpo in movimento che, se noi osserviamo bene nelle sue relazioni, ci fa capire perché compaiono tanti altri sintomi quando la donna ha dolore vulvare, infezioni ricorrenti da candida. Quali sintomi? Per esempio le cistiti e per esempio la stitichezza, che possono a volte essere antecedenti al dolore vulvare perché si influenzano reciprocamente. Il muscolo contratto, questo muscolo elevatore dell'ano che chiude in basso il bacino, ci spiega allora perché il dolore sessuale spesso si accompagni, come dicevo, alle cistiti, che compaiono 24-72 ore dopo il rapporto, alla stitichezza, noi diciamo ostruttiva, ma sempre queste alterazioni del microbioma intestinale e del microbioma vaginale che meritano di essere indagate con test appositi e curate appropriatamente. Le patologie intestinali, pensate, il 94,7% delle donne con dolore vulvare, grazie al nostro studio, ha patologie intestinali, in particolare la sindrome dell'intestino irritabile, come dicevo, la stitichezza, la disbiosi, le intolleranze alimentari. Ed ecco che allora l'attenzione all'intestino deve diventare cardinale, ma anche l'attenzione alla dieta. Quello che noi mangiamo condiziona il microbioma intestinale, ma condiziona anche la nostra vulnerabilità al dolore. Quindi ecco il razionale per togliere, per esempio, glucosio e saccarosio, gli zuccheri, ridurre i lieviti, ma avere anche un'attenzione più qualitativa non solo a quello che mangiamo, ma anche a quando mangiamo, la cosiddetta crononutrizione. Concetto cardinale: una volta che il dolore è stato presente e non è stato ascoltato, ecco che questo dolore cambia volto. Da dolore che noi definiamo, noi medici, nocicettivo, cioè segnale di danno che interessa in questo caso i genitali, in particolare i genitali esterni femminili, se lo trascuriamo per mesi e anni, ecco che il dolore diventa neuropatico, diventa malattia in sé. Se voi immaginate la via del dolore, si chiama spinotalamica, va da tutto il midollo fino al talamo nel cervello, come una strada statale con tanti semafori, ecco, in condizioni normali i semafori sono spesso rossi, ma nel momento in cui abbiamo panico, paura o il dolore è trascurato e persiste nel tempo, tutti i semafori diventano verdi ed ecco che quel segnale del dolore accende regolarmente il cervello, altera i centri del dolore ed ecco che il dolore diventa nociplastico. Quindi sempre più impegnativo e richiede poi farmaci molto più complessi che agiscono proprio sul cervello per controllare il dolore. Ecco perché intercettare i primi fotogrammi del film del dolore è fondamentale. Quindi, importantissimo l'attenzione anche all'intestino, eventualmente lavorare in collaborazione con un bravo gastroenterologo. Ed ecco allora la seconda certezza, che vale per tutti i tipi di dolore: il dolore acuto è un avvertimento, dormi preoccupato. Il dolore cronico è un nemico sempre più
forte, sempre più difficile da riportare alla normalità e al silenzio. E allora il dolore banalizzato e negato, normale signora che abbia dolore? No, è normale stare bene e far l'amore di gusto. Se ho dolore c'è qualcosa di biologico che non funziona, che va diagnosticato e curato. Perché la persistenza del danno ai tessuti mi peggiora l'infiammazione biologica, mi modifica le vie e i centri del dolore, come abbiamo visto, diventa malattia in sé, la vera malattia del dolore, e coinvolge molti altri organi, causandoci quindi le cosiddette comorbidità. Allora, le vostre domande, domande importantissime. La prima la dedico a una signora in gravidanza, al sesto mese, la quale mi dice, come lo dicono tante signore, mi piacciono molto i dolci, però ho sempre la candida vaginale con tutti i sintomi, il bruciore, il dolore, il gonfiore. Un altro ginecologo mi ha detto, correttamente, che non posso prendere i farmaci per bocca per la candida proprio perché sono in gravidanza. E adesso cosa faccio? Attenzione, attenzione, attenzione. Perché quando siamo in gravidanza, la candida recidivante, la candida vaginale recidivante, può essere un segno molto tempestivo, tra i primi, di un diabete gestazionale. E il diabete che compare per la prima volta in gravidanza è una patologia molto seria per il bambino e per la mamma. Interessa il 10-15% delle gravide, raddoppia di frequenza nelle donne che sono incinte dopo i 30 anni, quindi in Italia è un problema reale, e pensate, aumenta di 7 volte nelle donne obese. Quindi l'attenzione alla candida, non dobbiamo essere minimalisti, perché è la punta dell'iceberg di un'alterazione del metabolismo degli zuccheri, questo diabete gestazionale, perché compare per la prima volta in gravidanza, che ci può dare dei serissimi problemi. Che cosa dobbiamo fare allora per essere molto concreti? Innanzitutto eliminare dalla dieta, eliminare glucosio e saccaroio, gli zuccheri semplici, possiamo ottenere la frutta, il fruttosio. Camminare tutte le mattine, 45 minuti almeno. Perché? Perché il camminare ottimizza l'utilizzo da parte dei muscoli dell'insulina, mantiene una glicemia più normale e aiuta quindi a tenere una situazione di metabolismo degli zuccheri molto più sana, tipica della situazione pre-gravidanza. E poi, per quanto riguarda specificamente la candida, usare antimicotici in crema ovuli solo a livello vaginale, proprio perché correttamente il collega ha detto che in gravidanza è meglio non usare, se non nei casi eccezionali, gli azolici, cioè i farmaci che noi usiamo, gli antimicotici per la candida. Quindi mi raccomando, il concetto cardinale è quello di lavorare sugli stili vita e l'alimentazione, ma un altro consiglio fondamentale è, in caso di muscoli contratti, soprattutto per le donne che hanno un diabete gestazionale alla prima gravidanza o che prima hanno avuto cesare, di fare la fisioterapia per rilassare i muscoli del pavimento pelvico, perché questo riduce una componente importante sia del dolore vulvare, ma anche aiuta ad aprire bene la porta, a creare proprio uno scivolo naturale, per cui il bambino dirà mamma come sei brava, perché trova uno scivolo che lo fa uscire senza traumi, e la signora potrà partorire molto bene naturalmente senza poi avere rischi di incontinenza o di prolasso. Quindi ascoltate questo sintomo, chiedete aiuto a un medico competente, ma soprattutto stili di vita e una fisioterapista che aiuti una brava ostetrica a rilassare il pavimento pelvico. Vi ricordo allora i canali su cui mi potete ritrovare, i siti Alessandra Gazziottin e il sito della Fondazione, o anche su Facebook per approfondimenti relativi a queste tematiche, ma soprattutto ci rivediamo, spero, lunedì prossimo su Focus Salute per riparlare di vestibulodinia e quindi andare a fondo proprio su un problema che turba la vita di 10-15% di donne italiane. Grazie ancora per l'ascolto e a presto.